Speranza di Reggio e ci racconta un po' la visione del ponte rispetto all'altra città che si trova di fronte, cioè Reggio Calabria. Sì, la città di Reggio rispetto al problema del ponte si trova in una situazione periferica, cioè è come se i cittadini di Reggio non fossero toccati dal ponte. In effetti, diciamo, l'idea fisica è che il ponte tocchi la città di Villa San Giovanni, quindi non passi, diciamo, attraverso la città di Reggio. Comunque noi, io compreso, alcuni anni fa, nel 2002 già, fecimo una informazione, una raccolta di firme anche con una petizione nazionale contro la realizzazione del ponte sullo stretto, sulla via marina di Reggio Calabria, la via, diciamo, nobile della città di Reggio. E lì abbiamo potuto constatare che io ancora mantengo le foto di quella iniziativa, che i reggini, anche quella parte di Reggio che si identifica, diciamo, con la destra cittadina, sono contrari al ponte. Difatti noi ci eravamo caratterizzati con i nostri simboli, i nostri loghi, e quindi eravamo di parte contro il ponte. E la gente di Reggio era come se, mentre raccoglievamo le firme, ci venisse incontro e ci aggredisse. Non eravamo noi, sì, non eravamo noi a chiedergli di firmare, ma erano loro ad avvicinarsi con una certa virulenza e a dirci che anche loro erano contro il ponte, anche se erano di destra. Quindi questo fatto a me mi ha stupito, mi ha colto di sorpresa, perché pensavo che ci fosse una posizione ideologica. E invece ho notato questo, che tra la gente comune, e abbiamo raccolto migliaia di firme in quell'occasione, tra la gente comune c'è, diciamo, un'opposizione quasi naturale alla realizzazione del ponte. E poi tra coloro che sono più, diciamo, come dire, politicizzati, è ovvio che alla questione del no al ponte si lega alla questione della lotta, per esempio, alla criminalità organizzata, perché da noi a Reggio e a Villa, diciamo, c'è questa consapevolezza che i lavori preliminari alla realizzazione del ponte sarebbero un grande business per la criminalità organizzata, e già le inchieste, diciamo, anche sul versante siciliano che sono state fatte, dimostrano che le mani, diciamo, della piovra sul grande affare. Comunque mia convinzione personale a oggi è che il ponte non si realizzerà, però non bisogna abbassare, diciamo, come dire, il no dell'opinione pubblica, non bisogna sottovalutarlo, perché i danni che si potranno fare in una fase preliminare alla realizzazione del ponte saranno talmente alti che devasteranno un possibile futuro per questa zona, in tutta l'area dello stretto, e questo sarà un danno epocale se incominceranno i lavori. Va bene, grazie.